Edo. Edo. È una persona in gamba, una persona che ricordiamo con grande affetto. Un padre, un amico. Era un grandissimo amico. Un confidente, amico di tutti. Ti ripeto, è una persona veramente buona e brava. Come abbiamo detto più volte, è stato un faro. Un faro che ci continuerà a illuminare. Era un nostro amico, un amico che avevamo sempre al nostro fianco quando scendevamo in campo. Quindi... Lo conosco da anni, abbiamo giocato a calcetto insieme, quindi questo è il minimo che potevamo fare, venire su. Per me il rapporto, c'era un rapporto, oltre che padre e figlio, c'era un rapporto di amicizia, di stima, di fiducia, di collaborazione. Una persona indescrivibile, buona, pronta a tutto, quindi... Anche sui campi sportivi per quanto riguarda le foto. Vedere tutta questa gente radunata qui per lui significa che ha lasciato un ricordo eccezionale, quindi abbiamo perso un grande amico. Mi viene adesso i brividi proprio a pensare a lui, perché io l'avevo visto, avevamo parlato, scherzato, la domenica a San Benedetto, perché era venuto giù per fare il servizio fotografico, e quindi mentre dopo mi ha chiamato l'amico Giulio dicendo guarda che è successa questa cosa, sono rimasto incredulo, perché effettivamente, come abbiamo detto più volte, è stato un faro, un faro che ci continuerà a illuminare, perché per noi era tutto. Era tutto ciò che ci circondava, era tutto ciò, era il nostro punto di riferimento, il nostro cardine principale. La bussola, non abbiamo perso l'ago, ma lui ci continua a guidare nonostante tutto.